30 giornate, il primo posto è andato al Real Val di Vara. Andiamo a leggere intanto i risultati. Appunto, Samogretese che ha vinto 1-0 contro il Molassana, Casazza Ligure ha perso 3-0 contro il Colli di Luni, ma ormai era una scampagnata, quella dei Granata che pensano già ai playoff. 1-1 tra Santa Maria San Salvatore e Rapallo e vittoria 6-1 del Taro Sodomito contro il Camogli. Camogli, anche lei che pensa però ai play-out. Andiamo a leggere la classifica che vede appunto Real Val di Vara a 56 punti, promossa in eccellenza, adesso dovrebbe partire, non parte, allora ve la leggo io. Primo posto Real Val di Vara con 56 punti, promossa in eccellenza. In zona playoff Casalza Ligure con 51 punti e Samogretese a 49 punti. Poi troviamo Magra Azzurri a 48, 46 punti Taro Sodomito, 44 punti il Colli di Luni, 43 punti l'Ortonovo, a 42 punti il Rapallo, 39 punti Santa Maria San Salvatore, 38 punti il Molassana, 37 punti la Genovese. Poi in zona playout, o meglio, proprio ai playout vanno Athletic Club a 35, a 33 punti il Borgoratti, a 28 punti il Camogli e a 27 punti il Ligona. Retrocede direttamente in prima categoria a Castelletto Solferino. I playoff saranno Serra Ricò Casalza Ligure, andata domenica 13, ritorno domenica 20, mentre la Samogretese giocherà contro il Quigliano, anche qua andata domenica 13, ritorno domenica 20. Poi le vincenti di queste due sfide si sfideranno mercoledì 23 maggio e domenica 27 maggio. Per quanto riguarda invece i playout, che si giocheranno in gara di andata e ritorno domenica 13 e domenica 20 maggio, la sfida appunto che vedrà il Camogli contro il Borgo Ratti. Di questa categoria andiamo a vedere la Samogretese. Abbiamo il filmato della Samogretese che ci ha concesso il nostro amico Agostino Alfonsi. Zizi, tu hai giocato nella Samogretese, anche se questa Samogretese in realtà è la corte e tu hai anche allenato la corte. Allora, un commento su questo campionato e su questo approdo ai playoff all'ultima giornata, perché questa squadra un po' afflitta dalla pareggite ha un po' rallentato appunto la marcia degli uomini di camicia, però alla fine sono riuscito ad ottenere questo obiettivo. Ma direi che è un cammino che è cominciato 3 anni fa con la vittoria, la promozione dalla prima categoria. L'anno scorso è già stato fatto un bellissimo campionato e quest'anno si sono ulteriormente migliorati. Addirittura si pensava che potessero farcela a vincere questo campionato. Purtroppo, come dicevi tu, c'è stato un periodo nel girone di ritorno che hanno fatto una serie di pareggi che ha rallentato molto la marcia. C'è anche da dire che nello spiazzino ci sono delle squadre molto attrezzate. E ci sono degli allenatori, dei fior di allenatori molto bravi, perché da Nardi ai fratelli Plicanti sono tutti allenatori che sanno Il fatto il fatto loro. E noi abbiamo incontrato in Coppa Italia il Taros e il Magra Azzurri e io avevo pronosticato che arrivavano nelle prime, quindi sono arrivate quarte, quinte. E la vera sorpresa, oltre a Santa Margherita, che ha fatto, io direi, il massimo. Per l'organico che ha fatto il massimo, ha fatto, nel senso che probabilmente con un attaccante che buttava un po' più spesso la palla dentro, probabilmente potevano vincere il campionato. Avessero avuto Bertuccelli, sicuramente il campionato lo vinceva Santa Margherita. E quindi voglio dire, però la vera sorpresa, bisogna fare veramente i complimenti al Casazza di Figone perché è stata veramente una cosa incredibile. Io in tanti anni non ricordo una squadra che non era proprio pronosticata da nessuno che sia arrivata così in alto, perché il Casazza non era pronosticato da nessuno che facesse un campionato di vertice. Si pensava che facesse un buon campionato, ma che giocasse per salvarsi il Casazza. Quindi tutti, io ho sentito i commenti degli addetti ai lavori prima del campionato, le voci erano quelle lì. E quindi veramente complimenti al presidente, ai dirigenti, a Figone, a tutti i giocatori perché sono stati splendidi. Queste sono le imprese belle del calcio, sono. Sando, condividi quello che dice Zizi? Ma direi di Sì, sì. assolutamente. Consideriamo che il Casalza purtroppo per loro ha fallito il match ball, perché se vinceva la partita in casa vinceva il campionato, mi sembra che ha fatto pari. Certo.
è rimasta così. Poi dopo, attraverso le dichiarazioni di Figone, che hanno mollato, ma volutamente, perché appunto Figone diceva che avrebbe fatto riposare per i playoff alcuni giocatori, e soprattutto riposare di testa, perché quando fai un campionato di questo genere qui non sei abituato, e arrivi proprio veramente al match ball e non riesci a sfruttarlo, ci possono essere dei contraccolpi. Bravo Figone, che ha fatto riposare la gente, adesso poi vedremo se ne prosegue, riusciranno a salire attraverso. Io penso di sì, perché per quello che hanno fatto vedere, per tutti i commenti che ho sentito anche dagli amici che vanno a vedere, io purtroppo non l'ho visto neanche una volta, però seguo, leggo poi qualche giocatore, anzi parecchi giocatori li conosco, sono tutti concordi nel dire che è veramente una buona squadra, e Figone ha fatto un lavoro straordinario, così come tutto il Casazzo, tutti i dirigenti, a partire dal presidente al magazziniere, perché non si ottengono risultati così schioccando le dita, c'è sempre bisogno di un lavoro dietro. Dicevamo prima dell'Entella è partita con una base fenomenale, che sono stati gli impianti, cosa che noi non abbiamo a Sestri. Cioè, il problema che ci poniamo noi, cioè l'impianto oggi è una cosa importantissima, poi ne parleremo dopo se sarà l'occasione, ma è così. Il Casazza ha sfruttato questo impianto, è stato uno dei primi a fare il sintetico. Casazza ha visto giusto, ha visto lontano, poi hanno acquisito un campetto giù in paese, uno addirittura coperto, insomma si sono attrezzati bene, hanno lavorato bene, hanno preso le persone giuste e i risultati si vedono. Claudio, un commento su questo Casazza, anche tu sei stato appunto giocatore, appunto Granata. Sì, ho giocato anche con Figone, quindi diciamo lo conosco personalmente, e ne approfitto per fargli anche i complimenti per l'ottimo campionato fatto. E sì, credo che sono d'accordo con i commenti sia di Sandro che di Zizi, che hanno fatto sicuramente il massimo di quello che potevano fare. Forse sono stati diciamo anche un po' coinvolti sulle ali dell'entusiasmo, no? Quando diciamo poi le cose girano bene, a volte magari è anche più facile poi a giocare anche con l'entusiasmo per far sì di puntare a qualcosa di importante. Ci è capitato di fare qualche amichevole noi con Valle Sturla contro il Casazza, e quando l'abbiamo fatta abbiamo incontrato comunque una squadra valida, cioè appunto c'è una squadra che comunque anche negli amichevoli si vedeva che diciamo ci metteva l'impegno, che con la testa erano in campo presenti anche durante gli amichevoli. È un segnale di professionalità, è un segnale di distensione e di entusiasmo che può portare solo risultati positivi. Tanto chiedo alla regia se prepara il filmato di Santa Maria San Salvatore del Rapallo. Zizi, spendiamo due parole anche su Santa Maria San Salvatore. Ne ho promosso una bella realtà e una salvezza ottenuta con diverse giornate d'anticipo. Sì, Santa Maria, come dicevo prima, è guidato da un altro mio ex grande giocatore, il capitano Cesaretti, con il quale abbiamo conquistato il famoso record delle 48 partite senza perdere, che è tuttora record tuttora imbattuto, diciamo, qua a livello ligure. E quindi è guidata da un'altra persona come Padi, che il calcio lo hanno nel sangue, e hanno un calcio pulito, un calcio vincente, e una mentalità sempre pronta per vincere, ma con anche grande umiltà e grandi sacrifici. Sono ragazzi splendidi tutti e due, per quello che li vedrei volentieri contro, a vedere come finisce la partita, perché penso che si conoscono bene, si studieranno bene, quindi sarebbe una partita proprio bella da vedere. Santa Maria è una realtà, anche perché ormai c'è un gruppetto di giocatori che hanno un capitano straordinario come Dasso, che è un grandissimo giocatore, sono giocatori che a questi livelli hanno fatto meno carriera di quello che avrebbero meritato. Molto divertente da vedere. Che è un giocatorino che nessuno magari
insomma darebbe niente perché lo vedi non è tanto alto, però anche Giovinco non è tanto fisicamente alto. Fisicamente come me, guarda. Appunto, però poi è bravissimo, tutti gli anni fa un sacco di gol, ne fa fare un sacco, è un trascinatore in campo, lo trovi sempre nell'area di rigore pronto lì a metterla dentro. E quindi grazie a questi ragazzi, che poi è un bravissimo ragazzo adesso, e quindi Davide sicuramente lavora bene, poi sicuramente ci ha messo anche del suo, e quindi lui delle qualità ne ha, è venuto fuori un bel miscuglio e ha fatto un buonissimo campionato. Sandro, per il rapporto se ne riparlerà l'anno prossimo? Beh, a questo punto non c'è dubbio, io credo che ci riproverà un grande presidente, un grande direttore sportivo, la società c'è, mi sembra che la voglia ci sia anche, hanno anche un bel gruppo di tifosi che questo aiuta, perché aiuta il movimento, aiuta i giocatori, li responsabilizza, perciò io credo che l'altro anno siano nuovamente protagonisti. Quest'anno secondo me, al di là dei demeriti, c'è stato anche, perché quando va così quando va così male, perché anche le cose vanno storte, voglio dire, insomma. Magari qualche episodio sfavorevole, qualche comprensione ha portato poi a queste vicissitudini, ormai finiranno il campionato e si rimetteranno lì e riprenderanno le fila per ripartire da zero. Chiedo alla regia se è pronto il filmato e intanto chiedo a Claudio, insomma, dividete il campo nel San Martino e San Salvatore col Santa Maria, è una bella realtà questa, eh? Sì, si stanno diciamo, organizzando, si sono organizzati bene, so che anche diciamo, a livello di settore giovanile stanno progredendo, credo che diciamo, la forza del Santa Maria sia un po' nella gestione appunto di Cesaretti, che è un po' un Ferguson diciamo, in piccolo, no? della categoria. Che diciamo, gestisce un po' tutto, mi pare, no? In questo momento non so di preciso i loro dirigenti come sono organizzati, però vedo sempre presente Davide al campo e impronta molto forse anche un po' sul gruppo e sull'unità del gruppo dei giocatori, coinvolgendoli tutti sempre negli allenamenti e anche magari anche fuori dal campo in compagnia, e grazie a questa diciamo suo modo di essere sempre coinvolgente con i suoi giocatori riesce a creare questi gruppi che poi riescono a dare qualcosa in più alla squadra. Bene, intanto abbiamo visto il primo gol del Santa Maria, questo è il gol del pareggio del Rapallo, Santa Maria San Salvatore in vantaggio con Imbroglio, poi il pareggio di Cattardico.